Buongiorno carissimi, bentrovati in questo mercoledì della quindicesima settimana del tempo ordinario. La liturgia della parola di oggi ci mette davanti una lode da parte del Signore. Siamo al capitolo undicesimo di Matteo, dal versetto 25 al versetto 27. A questi piccoli Dio ha rivelato i misteri del Regno. La piccolezza prevede anche l'apertura al desiderio della conoscenza. Essere piccoli significa essere disposti ad accogliere, disposti a conoscere. E allora ecco perché un cuore così è un cuore pieno, un cuore disponibile a far sì che entri qualcosa di bello, di non essere prevenuti. Un po' erano i farisei, il dottore della legge, gli scrivi, prevenuti nei confronti di Gesù, perché tutto loro sapevano, tutto loro conoscevano e non riescono a riconoscere in Gesù il Figlio di Dio. Nei meandri della storia, ecco allora che si innesta anche il Signore, così come la prima lettura, il regno di Giuda fa le sue alleanze perché la Siria sta per invadere, quindi pertanto deve difendersi, non confida totalmente nel Signore, non pensa che il Signore possa aiutarli in questa situazione, ma Acaz, poi Ezechia faranno, ecco, quello che è male poi agli occhi del Signore. E allora la situazione che il popolo vive è quello di non affidamento a Dio, la non abbandono. Ecco, il Padre ha rivelato, come dice il Vangelo, tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Questa conoscenza della paternità di Dio, di un Dio che non castiga, di un Dio che non giudica, di un Dio che non si scaglia contro, ma, come potrebbe sembrare nella prima lettura, un Dio che nei meandri della storia, però nonostante quello che può essere l'agire dell'uomo, cerca, ecco, di dare quella che è la strada della salvezza, la strada ottimale da percorrere, ma non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire. E allora non precludiamoci, ecco, l'azione di Dio nella nostra vita, ma come diciamo nel versetto del Salmo responsoriale, il Signore non respinge il suo popolo, non siamo respinti da Dio, pertanto sentiamoci nel cuore santo di Dio. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.